Comunque, il principe, presunto principe è qui. Eccolo. Ecco. C'è? Allora, fra l'altro, dovete sapere, grazie a tutti gli amici. Però quello che non accetto, quello che è veramente inaccettabile, quello che è veramente inaccettabile è il titolo truffatore o no. Io non ho mai avuto accuse di truffa da nessuno, nemmeno dalla magistratura, pertanto ho la fedina penale totalmente pulita, non ho mai avuto problemi, alcun problema con la giustizia. Questo vorrei metterlo in chiaro subito, perché sennò la gente poi pensa male. Fa bene a dirlo, anche se avuto problemi con la giustizia. Insomma, così l'ha buttata. Anzi, ringrazio la magistratura che ha fatto chiarezza su queste bufale e su queste lobby molto potenti che si sono messe contro di me. Io cerco di essere amico con tutti, ma purtroppo è successo e non ci posso fare niente. Vabbè, poi ci dirà perché secondo lei c'è una cospirazione. Quando uno va a toccare la politica internazionale, parliamo di nazioni sovrane, parliamo di Ministero degli Esteri, parliamo del fatto che nel 2006. Adesso ne parleremo, certo. Adesso ne parleremo. Intanto andiamo a vedere la del principe o meno. Domenico Sabini è a Firenze, ok. Ad un certo punto la settimana scorsa è uscito pure il conte Dracula. E io non capivo cosa che principe, non è conte, un personaggio veramente esistito, Vlad III di Valacchia. Che non può testimoniare. Beh, certo, perché insomma. Vabbè, allora vediamo quello che lei ha dichiarato e poi parleremo con Sabini che ha delle cose da dirle. Bene. Andate. Io sono anche imparentato con Dracula, anche quelli sono dei documenti, non sono delle favole. Non sono delle favole, io sono una persona seria. Che sono usciti sui giornali inglesi l'albero genealogico di Dracula, dove c'è naturalmente anche dei miei parenti. Questa è storia. E io so che esiste un solo principe del Montenegro, l'unico superstite. Un caso nazionale. Chi è Stefan Cernetich? Lo chiediamo a Domenico Sabini. Professore, grazie di essersi collegato con noi. Buongiorno. Io le devo chiedere se finalmente l'abbiamo inseguita per Marie Monti, finalmente è collegato con noi e le devo fare la domanda. Ci troviamo di fronte ad un principe o no? Dunque, allora, innanzitutto non posso mettere in discussione la discendenza di Cernetich con Dracula, perché non conosco l'albero genealogico del conte Dracula, che effettivamente, come dice Stefan Cernetich, è un personaggio storico realmente esistito, anzi conte, è una delle maggiori attrazioni turistiche della Romania, della Transilvania. Io ho degli amici rumeni che mi dicono il turismo in Romania è indirizzato principalmente a vedere il castello di Vlad Tepes, che è stato il personaggio storico forse più famoso della Romania. Quindi io non posso stabilire, perché non ho documenti con me, è molto invece difficile anche trovarli. Anzi, stabilire questione che la famiglia... Cioè, sì, la questione del principe del Montenegro, io qui ho delle edizioni anche piuttosto rare dell'Almanacco di Gotha e del libro della nobiltà europea, che è stato, insomma, in tempi non sospetti, perché è stato fatto nel 1952, appena salita al trono Elisabetta II, e non dà come Montenegro la famiglia dei Petrovic Niegoš. Ovviamente ora, nel 52 non eravamo più... Sì, l'ora... Nel 52 ovviamente non eravamo più sovrani del Montenegro, ma questo è chiaro, c'era il comunismo, c'era Tito, eccetera. Il Gotha, innanzitutto. Io credo che Salvini non sia sicuramente una persona che ha delle ottime amicizie nei salotti, bene, eccetera, però non credo che lui sia un esperto, sarà un esperto di araldica italiana, di famiglie italiane, ma dubito che lui possa leggere dei testi in cirillico, in serbo, che viene scritto addirittura in un altro alfabeto. Sul Gotha, tu hai cercato la mia famiglia con greco, quale... Ho studiato il greco antico. Scritto con la C o scritto col... Perché tu sai che il Gotha è scritto in francese, almeno quello originale, ne gira uno fasullo in inglese degli ultimi tempi.
la famiglia Cernetich, venendo da un altro alfabeto che è l'alfabeto cirillico, si dovrebbe scrivere TCH in francese. Poi ci sono mille versioni, c'è Cernetich, c'è Cernovich, c'è Zornovich, quindi TZ. In tedesco si scrive TSSCH, voglio dire, ci sono mille grafie. Ora io non lo so se il caro amico Salvini è così bravo da poter fare Salvini, questa... Salvini, non Salvini. Savini, Salvini, non lo so. È vero, Salvini. Ai, ai, ai. Savini, Savini. Savini. Ma qual è la reale? Come si scrive il vero? Si scrive in ogni lingua in una maniera diversa, così come si dice Savoia, Savoie in francese, e Bourbon in francese, eccetera. Chiaramente nei Balcani, che ci sono 25 nazionalità diverse, due alfabeti, quattro regioni, eccetera, e chiaramente c'ha mille versioni. Ma così non lo sapremo mai. Per esempio, a questo punto non lo sapremo mai. No, andare lì. E la verità è semplice, posso? Prego. L'ultimo sovrano della tua famiglia, che tu dici che è della tua famiglia. È stato lo zar cosiddetto, cioè zar vuol dire imperatore. No. Siamo ai tempi di Caterina II, 1767, da con l'aiuto Caterina dei russi, II oggi, diventa quanti della tua imperatore famiglia hanno detto di essere membri di una casa sovrana? Non ho capito la domanda. Quante persone dai tempi di Caterina, no? Sì. A oggi hanno detto di essere capi di una famiglia sovrana. E un'altra cosa, come dovremmo essere certi che tu sei il capo di questa casa, visto che di Cernetich nel mondo ce ne sono migliaia? Ma migliaia non mi sembra proprio. Sì, tu sai che comunque... Fai le indagini in tutto il mondo. A Roma quanti colonna nel mondo ci sono? Sono 2500. Beh, ma e quanti colonna ci sono a Roma? Sono tutti principi colonna. Tu ma sai nessuno benissimo, dice di essere membro di una famiglia sovrana. Tu sai benissimo che nel Medioevo, siccome i cognomi non esistevano, è chiaro che tutti, diciamo, chi collaborava, i servitori, gli armigeri di una casata, prendevano il cognome. Pensa che addirittura la casa reale di Jugoslavia ha cambiato cognome quattro volte, perché ogni generazione cambiava il cognome. Erano Jovanovic, Jinkovic, Petrovic e poi Karađorđević alla fine. Perché ogni generazione cambiava il cognome, non esistevano i cognomi. Tu dici anche di essere noi gran maestro il di tre ordini cavallereschi. Perché noi eravamo Angelo, chi è il Flavio, precedente Paleologo, gran maestro di questi tre ordini prima di te, della tua famiglia? Ma mio padre, mio nonno, mio bisnonno. Hanno dato onorificenze e titoli? Come? Hanno dato onorificenze e titoli come fai qualcuno tu? Qualcuno l'hanno anche dato. Un nome. Non saprei principe, cosa ha fatto mio padre, mio nonno, non me lo ricordo. Principe, posso chiedere una cosa? Certo. Ma siccome c'è tutta questa querela di, come dire, di natura filologica, no? Che secondo me alla gente interessa o non interessa? Insomma, lei, se anche non fosse principe, perché non fa come la Marchesa d'Aragona e si, come dire, autodefinisce principe per identificazione personale? Perché io non, può farlo, non può farlo. Non può farlo. Sono due cose diverse. Nessuno lo conosce, neanche questo. Lei ha ragione in parte. Se sono principe o no, poco importa il mio lavoro, perché io ho fatto il diplomatico e tuttora faccio il diplomatico da molto tempo. Ho portato la cravatta che mi ha regalato Donald Trump quando è diventato presidente, ed è qua, e c'è scritto Donald Trump, quando è diventato presidente... Mi ha scritto anche una bellissima lettera che io ho messo sul mio sito internet. Senta, mi scusi, posso dire una cosa? Mi ha scritto una lettera di complimenti. Ora non credo che Trump sia così ingenuo da scrivere le lettere ai falsi principi. Allora, io vorrei sentire un attimo, vorrei sentire Renato Balestra. Perché Renato ha delle cose da dirti. Prego, Renato. Ma io devo dire anche una cosa. Io mi voglio congratulare col principe di Montenegro. Perché per proporsi in ambienti così diversi, da Trump alla regina d'Inghilterra, eccetera, se non è principe, ci vuole un savoir-faire, una faccia tosta, mi scusi. È un'ammirazione sconfinata. Ma io direi una cosa, perché non si fidanza con la Marchesa d'Aragona? Esatto. Ma ci conosciamo benissimo. Allora, Domenico. Daniele è un amico, una persona simpatica. Domenico. Abbiamo passato tante belle serate insieme. Un'impresa commerciale non vende titoli nobiliari e neanche ordini cavallereschi. E tutti la conoscono come tale.
Ma io volevo rispondere a Renato Balestra, e vende titoli nobiliari e ordini cavallereschi. Posso rispondere a Renato Balestra? Sì. L'altra Prego. Volta Renato ha detto: io sono andato a Belgrado a fare una sfilata e nessuno ti conosceva. Però si dimentica che proprio a Belgrado c'è una lunga arteria che passa, che parte dal centro e attraverso la Sava, che è uno degli affluenti del Danubio, sarà lunga 20 chilometri, che si chiama come mio antenato, Arsenio III Černetić, la Czarnoeviceva. E basta guardare sullo stradario di Belgrado, ma lei è una strada lunghissima. Renato, onorificenza, questo volevo sapere. C'è un balestro, cioè, scusate, non parlate tutti insieme, Renato. Allora, a Roma c'è un palazzo balestra, una villa balestra, un parco balestra, e purtroppo non sono miei, appartengono a una famiglia che si chiama Marchesi Balestra. E questo, che ci sia la via. No, non era questo. Vuol dire insomma, non c'è scritto che vabbè, va, insomma, mi chiedete troppo, che devo fare l'esame di DNA, dovete fare. Queste dire per due ricorda che insomma, queste non c'è nessuna conoscenza allora, giuridica, questi titoli sono solo una cosmesi, una cosmesi anagrafica e basta, non servono a niente. In Italia stai bandi 70 anni fa e questo dobbiamo dirlo. Noi abbiamo in Italia 7500 famiglie prima del 1922 che sono nobili, che hanno delle tradizioni secolari con delle storie appurate e accertate. 80.000 persone in Italia. Questo dobbiamo dirlo. Però in Italia non sono riconosciute. Per quanto mi riguarda, allora, le uniche persone che hanno il sangue nobile sono i nostri volontari che in Italia danno da mangiare a chi ha veramente dei problemi in strada. Va bene.